frase. Dai! E con l'accensione della prima girandola dedicata allo sponsor della serata, tra poco daremo vita alla luminosità della piazza. Thank you.
bella. Anche questa è di buon augurio e diventa sempre più grande. Questo credo che sia uno dei giorni di luce più belli. Intanto dobbiamo dire che queste girandole hanno resistito anche ad un po' d'acqua, segno che la pirotecnica ortonese è molto brava nel fare il suo mestiere. E continuiamo con un piccolo serpentello che si muove e che diventa poi una scia dorata. Che illumina tutta la piazza. E andiamo con tre piccole girandole, con dei giochi di luce molto particolari. Abbiamo un doppio serpente, molto brillante. Brillantissimo direi. E illumina di nuovo tutta la piazza. Dorata. Ed ecco ora la dimensione ancora più grande di questa stella cometa. La stella è San Sebastiano. E continuiamo con un fiore luminoso. La fa da padrona. Questa è la novità di quest'anno, veramente molto carina. E le luci via via diventano sempre più grandi. Sembra quasi una cascata di luce in piazza. Ci fa molto piacere che a fare questo gioco di luci è comunque una ditta di Ortona, segno che Ortona ha una grande tradizione anche per l'intrattenimento luminoso. E via via diventano sempre più grandi queste fontane.
pirotecnici. Quest'anno la Pirotecnica Ortonese ha fatto ancora un passo in più. Allora facciamo un grande applauso per chi la diventerà più grande, questa scia di luce, girando le potenti. Allora, com'è andata stasera? Beh, è stata una bellissima serata e io è la seconda volta che la vedo, ma sono di Ortona, ma è stata veramente una bella serata e mi è piaciuta. La Parchetta è ritornata indietro, quindi il suo lavoro l'ha fatto. Buon auspicio. Sì, un buon auspicio è di fare sempre meglio in questi anni e Ortona è forte, quindi ce la può fare. Le fontane sono state belle? Abbastanza. Rispetto agli altri anni possiamo dire che sono state meglio. Una bella serata nonostante il tempo non prevedeva. Decisamente. Ecco. Soddisfatti? Molto, tanto. Tantissimo. Com'è andata stasera? Alla grande, alla grande. L'importante è che la Barchetta è andata di là ed è tornata di qua. Speriamo per un anno. La novità delle fontane, le è piaciuta? È bellissimo, bellissimo. Questa pirotecnica è bravissima. Le tradizioni devono proseguire? Sì, sì. Allora vi siete divertiti? Molto, molto. Le girandole? Belle, bellissime, complimenti. La novità delle fontane? Belle anche le fontane. Vi siete divertiti? Tanto, tanto, bellissimo. Tanta gente, anche i giovani? Beh sì. Bella serata? Beh sì, è sempre un bello spettacolo ogni anno. Tanta luce? Beh sì. Allora, tutto bene stasera? Sì, tutto a posto, abbastanza bello, sì. È stata una cosa diversa, come... Molti giovani presenti questa sera. Tanti, tanti. Ci siamo un po' intossicati, ma va tutto bene. Aspetta. Devoti di San Sebastiano? Cosa? Devota di San Sebastiano. Ortonese, quindi va bene. Tanta gente, devono proseguire le tradizioni qui ad Ortona. Sì, sì, devono proseguire. Tutto bello? Ciao, tutto bene. Allora? Sì, sì. Una bella festa? Bellissima. Promossa? Sì, sì. Continuiamo così? Sì, sì, certo. D'estate si deve replicare questa festa? Ovvio, replichiamo. Si deve festeggiare. Anche tanti bambini questa sera. Una grande serata, divertita. Tanto, tanto. Tante luci. La Barchetta è andata. Un buon presagio per quest'anno. Senz'altro, senz'altro. È andato bene. La festa è finita. Tutto bene. È stata bella. Bellissimo, grazie. Bella. Le luci? Bellissime. Piaciuto tutto, grazie. Un'edizione migliore degli altri anni? Beh sì, forse un po' umida questa. Benissimo, bella. Divertiti? Era alla grande, top, veramente, bella festa. Le fontane sono piaciute? Bellissime. Si deve rifare questa festa? Sì, sì. Tanta gente. Divertiti? Sì, sì. Sono piaciute le fontane, la novità di questa. Abbastanza. Bello, bello. È valsa la pena rimanere sotto il freddo. Le tradizioni devono proseguire, signora. Sì, sì. Divertiti?
Sì, sì, abbastanza. Bellissimo. Soddisfatti, torniamo a casa. Sì. Ciao. Piazza Cremita, le è piaciuta la festa? Sì, le luci? Pure, pure. Tante girando, le sei divertita? Sì, sì. C'è chi scappa davanti al microfono, una bella festa. Oddio che è? Sì, è bella festa. La novità delle fontane, le sono piaciute? Sì, un po' pericoloso onestamente, piene di fumo, però bellissime. Si deve rifare quest'estate questa festa? Certo, certo. Come ogni anno è importante. Bene, bene. Si è divertita? Sì, anche perché sono la nipote di Tommaso Gentile, quindi... Ah, lì è un erede. È particolare. 83 anni di seguito. Si continua. Sì. Grazie. Vi siete divertite? Sì, sì. Tutto sì, bene. Tutto bello. Tutto bello, tutto bello. Le fontane sono piaciute? Sì, tanto. Il sindaco è favorevole alla repreca estiva? Certamente, certamente, dobbiamo farla, quindi va bene. Va bene. Un'attrazione per chi vive fuori, per gli ortonesi che stanno fuori e per i turisti. Ma le tradizioni devono andare avanti perché una comunità si identifica soprattutto in queste tradizioni che sono quelle occasioni per stare tutti insieme, mettere da parte un po' le discordie che sono quotidiane e di farci sentire tutti appartenenti a questa città nella giusta maniera. Occorre la buona volontà. Certamente, la buona volontà e la partecipazione. Oggi abbiamo battuto anche la pioggia, quindi vuol dire che l'unione fa la forza. Grazie. Ferdinando Morelli, presidente del Comitato Festività di San Sebastiano Martire. Un grande successo di pubblico questa sera in Piazza San Tommaso. Sì, veramente pensavamo veramente al peggio perché il tempo è stato un po' inclemente, però come vedete San Sebastiano ci ha voluto bene e proprio all'atto della processione ha smesso di piovere e ha lasciato l'intera comunità in pace e abbiamo potuto così realizzare l'intera serata. Una bella messa fatta dalla Sua Eccellenza l'Arcivescovo di Langiano Ortona, una bella messa, tantissima gente, un popolo veramente festoso e la barchetta che è riuscita ad andare a fare andare il ritorno e sarà un anno buono per la pesca, l'agricoltura e l'economia in genere. Mi auguro che quest'estate possiamo replicare con l'autorizzazione del sindaco. Gli scherzi pirotecnici hanno avuto una dimensione migliore quest'anno, la novità delle bellissime fontane che hanno illuminato la piazza. Beh, ogni anno cerchiamo di praticamente di realizzare qualcosa di nuovo, altrimenti è troppo ripetitivo e questo anche grazie anche ai maggiori apporti economici che sono stati offerti al Comitato per la realizzazione della festa. Ferdinando Morelli, Tommaso Tucci, Edoardo Di Pierro per Punto Ortona.